tra Fiorentina forse. Sì, su Baldacci. Ah, sto chiedendo la salute, no? No, no, la casa della salute. È stato anche pubblicato anche nella rivista. Ah, sì, hai capito? E però sono d'accordo abbastanza con te, vale a dire, questa con la Casa della Salute di Maccaharo c'è proprio nulla da vedere. Tra l'altro mi sembra la Casa della Salute, come ti aspettava Maccaharo, non era altro in fondo l'unità sanitaria locale primo modello. Cioè, il modello 78, che era una, sì, che era, quello che poi si è chiamato l'unità sanitaria locale, che era una struttura che voleva essere sociale, sanitaria. Io sono ancora un inguaribile romantico per quanto riguarda la versione del 33, nel senso la rimpiango molto, no? In prima versione. E come impostazione tecnica la ritengo ancora validissima. Dove cascò l'833, cascò nella gestione, e lì è punto debole, è nella gestione, diciamo, non tecnica o di impostazione, ma nella gestione, diciamo, dei rapporti con il potere politico, diciamo, potere o dal basso, potere istituzionale. Questo, diciamo, è la parte debole di questo. Che cosa c'è da fare ora col degrado che c'è nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, aziendalista, che ha precorso, diciamo, tutte le derive di tipo dittatoriale che stanno venendo ora fuori anche nella politica, diciamo, no? Ma i precursori di questa struttura di tipo dittatoriale è proprio stata l'azienda sanitaria, chiamata azienda, cioè termine orribile, no? Per la struttura che è proprio l'opposto, la sanità locale è l'opposto. Per cui niente, c'è questa, per ora è una nostalgia di quello. E il fatto è che c'è un aspetto da tenere presente, che con le cifre che ci sono ora, per quanto riguarda la sanità, i costi, diciamo, una sanità di tipo tecnologico, farmaceutico, insomma, di questo, la struttura, insomma, quello che è la baracca, il sistema lo regge. Se noi abbiamo, ad esempio, solo come spesa farmaceutica, degli antitumorali, una crescita dal 10-15% dei farmaci l'anno, il sistema non tiene. Che si debba quindi fare un razionamento delle prestazioni, spacciato per razionalizzazione, cosa che si sta già facendo in buona parte delle regioni, o che si faccia nelle regioni più ricche, tipo il modello lombardo, no? Un accompagnamento a quello che è il consumismo sanitario, senza verifiche né di appropriatezza, tutto quello che dicevi anche te. E siccome il sistema non tiene, diciamo, è più facile che tengano, con tutto quello che si può dire bene o male sul medico di base, ma strutture di questo genere, perché tutto sommato sono strutture a basso costo. Rispetto ai costi notevoli che ha una struttura di uno specialistico ospedaliero, questa, diciamo, è un modo per cercare di fare un filtro o di alleggerire le strutture ospedaliere. Non la vedo in questo modo, non vorrei sbagliarmi. Ora ho anche aspettato questo modello pugliese, che non conoscevo, il modello sardo, diciamo, sono esperimenti anche intelligenti, però che sono in una linea di una deriva del Servizio Sanitario Nazionale che secondo me non riesce certo a bloccare queste cose. Comunque te lo ribadisco, quello che leggendo l'articolo di originali era l'unità sanitaria locale. Disegnato da Marta. E tra l'altro funzionava un bene. Tendro... Guarda, abbiamo noi i buoni indici sanitari che abbiamo ora, sono la fotografia di 20 anni fa, è la fotografia dei 20 anni buoni dell'833 e basta. Abbiamo già i primi indici invece del degrado assoluto che è venuto dopo. Ad esempio la crescita dei tumori dell'infanzia, di cui siamo i record. Abbiamo il record europeo di crescita dei tumori d'infanzia, noi, in Italia, è già una spia del degrado che è venuto dopo, diciamo, e di cui possiamo ringraziare tanta gente.